dite che vediamo, anzi al di là del vetro, una torta enorme per festeggiare. Ma una regina però dobbiamo festeggiare, sì, oggi. Una regina del melodramma, iniziare così una nuova settimana del Club dell'Opera con Renata Tebaldi. Ecco, invitiamo il coro a cantare un happy birthday in inglese, perché la Tebaldi ha cantato molto al Metropolitan, quindi abbiamo scritturato dei coristi del Met. Tanti auguri a Renata Tebaldi. Renata, signora Renata, pronto? Pronto, signora? Sì. Eccola. Come sta? Sono qui emozionatissima. Sì. Tanti auguri. Grazie. Benvenuta anche a lei, naturalmente, alla nostra trasmissione. Grazie infinite. Ecco, noi la ringraziamo per essere con noi a spegnere queste candeline, non diciamo quante, tanto lo sanno tutti i suoi appassionati. Sì, ormai sì. Ecco, nulla è segreto, però noi non lo diremo perché vogliamo insieme a lei chiacchierare e ascoltare delle cose memorabili, incise in studio, dal vivo, insomma abbiamo tante cose qui sul nostro tavolo. Beh, come al solito ci sarà l'imbarazzo della scelta. Signora, come festeggia lei i suoi compleanni di solito? Ma l'anno scorso è stata una cosa fantastica, fuori del normale, perché questa festa che mi hanno fatto al ridotto del Teatro La Scala è stata una cosa meravigliosa, unica al mondo, perché non l'avevano mai fatto per nessuno prima. E oggi invece è tutt'altra cosa. Sono qui in casa, sono al telefono dalle 8:30 mamma mia, questa mattina. Ma che amici indiscreti, si sa che una prima donna si alza tardi. È una cosa stupenda, mi hanno già riempito la casa di fiori e tutte queste testimonianze che mi arrivano da tutte le parti del mondo. Signora, e ieri pensate che è arrivato un pullman da Norimberga con 21 persone che fanno parte dell'associazione di Giuseppe Verdi. Ah, quindi non 21 maestri cantori. E sono venuti apposta per fare gli auguri a me, perché ecco, da tanto tempo che lo desideravano non lo potevano fare. Allora, essendoci stato di mezzo il sabato e la domenica, siccome c'è gente anche che lavora, sono venuti ieri e oggi tornavano a casa a lavoro. Ah, quindi per la vigilia, insomma, sì, diciamo. Sì, sì. Signora, senta, nella massa degli auguri, dei fiori, dei regali, si distinguono più i fans normali o i colleghi? Ma i colleghi mi hanno telefonato diversi già, stamattina Anselmo, Colzani, e poi mi ha chiamato la moglie di Gianni Poggi, che di solito era lui che faceva questa cosa, e poi adesso penso che durante la giornata chiameranno anche gli altri. Certo. Ma sono quasi tutti grandi amici e grandi ammiratori, signori che io non conosco neanche, ma che hanno sentito che oggi è il mio compleanno, che si ricordavano della festa sulla quale hanno parlato tutti quanti dell'anno scorso, e allora si vede che se la sono segnati sulla loro rubrica e stamattina erano tutti pronti a rifarmi gli auguri. Allora, noi il primo omaggio per festeggiarla, la prima candelina, anzi candelona che spegniamo, è quella di Ritorna vincitore dalla Ida. Sì. L'ascoltiamo nell'edizione diretta da Alberto Erede con orchestra e coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Sì. Si tratta di una registrazione in studio del 52. 52, sì. Con Del Monaco, Protti e Lastignani. Sì, sì, sì. Benissimo, allora Renata Tebaldi, Ritorna vincitor. Ritorna vincitor, e dal mio labbro uscì l'empia parola. Vincitor del padre mio, di lui mi impugno l'armi per me, per ritornarvi una patria, una regna e il nome illustre che qui c'è l'arme forza. Vincitor dei miei fratelli,
sempre con questa ideale grande torta di candeline per festeggiare Renata Tebaldi, signora? Sì, si è ascoltata. Si è ascoltata, immagino. Sì, come no. E lei com'è rispetto agli altri cantanti che dicono sempre che si ascoltano mal volentieri? Anche lei è così? No. Lei si ascolta volentieri, beh, mi sembra. Mi ascolto e cerco di essere più obiettiva possibile. Ma vi dico che tutte le volte che ascolto la mia voce mi viene proprio la pelle d'oca. Benissimo. E capisco benissimo quello che potevano provare gli altri che mi sentivano dal vivo anche. Signora, quante idee ha fatto nella sua vita? Ma guardi, io il conto non l'ho mai fatto, le giuro, non ho mai tenuto un diario ed è stato quello che ha fatto impazzire i suoi biografi. Sì, all'incirca si sono dovuti far aiutare dai teatri, dagli ammiratori e così, perché io non ricordo, insomma, tranne le date principali dei miei debutti, così, però non mi ricordo, ecco. Allora c'è una Ida che lei ricorda in particolare, perché è praticamente bello, perché è successo qualcosa di buffo? Ma guardi, la Ida in particolare, no, di buffo no, è successo quando finalmente mi sono decisa di cantare la Ida alla Scala. Come ho già detto, l'ho fatta dopo aver ascoltato quello che mi aveva detto il grande maestro Toscanini, e io dicevo sempre di no, che non la volevo fare. Allora lui mi ha chiamato un giorno a casa sua via Durini per dirmi che voleva parlare appunto di questa Ida, e perché lui sapeva già che cos'è che mi poteva fare pensare, insomma, che non sarei riuscita a poterlo fare. E lui mi ha detto: no, dici, guarda, tu lo puoi fare tutto perché è scritta per la tua voce, soltanto devi cercare di non mettere la voce nel petto quando fai i recitativi, soltanto devi cercare di dare una espressione al recitativo, e allora con quello tu ti toglierai questa preoccupazione di dover mettere la voce nel petto, che assolutamente non lo devi fare, sei troppo giovane. Allora, dopo questi suggerimenti che lui mi ha dato, io il giorno dopo ho telefonato alla Scala e ho detto: sentite, sono pronta per cantare la Ida. E allora hanno detto questo, ho pensato subito, hanno capito che era stato il maestro che mi aveva parlato e mi aveva fatto decidere di cantarla. Ma quella è stata la sua prima Ida, signora? È stata la mia prima Ida. Quindi alla Scala? Sì. Alla Scala. Sì. E quindi un rapporto anche, abbiamo detto, con tanti maestri, tanti direttori d'orchestra, sì. da Toscanini, che coniò il famoso termine, la famosa gratificazione storica di voce d'angelo, sì. Fino poi a... lei ha cantato anche con Muti o no? No, purtroppo, no. Beh, comunque, insomma, ho cantato con Schipperis, ho cantato con Maestro Karajan, ho cantato con Sciolti. Beh, certo. E sono arrivato a poter cantare con Zubin Mehta, ecco. E poi con Bernstein, sì. E con Zubin Mehta ho fatto Tosca al Metropolitan e sembrava che l'avessimo sempre fatta insieme, tanto eravamo d'accordo in tutto quello che io ho fatto e che lui desiderava, insomma abbiamo proprio... È stata una cosa stupenda quella Toscana, con Placido Domingo. Ah certo, sì, infatti ricordiamo anche dei concerti con Domingo. E adesso vogliamo ascoltare la sua Butterfly? Volentieri. Ecco, un bel dì vedremo, questa sarà l'ultima candelina di oggi che spegniamo insieme a lei, sempre augurandole una bellissima giornata di compleanno e poi naturalmente tanta serenità e piacere con i suoi amici. Grazie, vi ringrazio di questa torta che è stata veramente la più... È stato un buon regalo, sì. Grazie, sono tutti brani un po' tristi, però... Certo, insomma, sì. Questa volta sono brani tristi, magari un'altra volta ne sceglieremo di quelli un pochino più... So, la regata veneziana o... Baci. Sì, benissimo. Sì. Comunque resti ancora con noi ad ascoltare, sì, poi grazie, faremo... Grazie tante. Grazie a lei, signora, rimanga in linea.